Il sei volte premier Ranil Wickremesinghe ha prestato giuramento come presidente dello Sri Lanka in vista della formazione di un governo di unità a cui toccherà il non facile compito di guidare il paese nel mezzo di una crisi economica e sociale senza precedenti. Nella capitale Colombo in migliaia restano in fila fuori dall'ufficio immigrazione dove sperano di ottenere un passaporto che gli permetta di sfuggire a iperinflazione, disoccupazione e caro vita. Dagli sportelli passano 3.000 persone al giorno. Per far fronte alla richiesta gli uffici sono ormai aperti 24 ore su 24. Sento il bisogno di andare all'estero, dice questa donna. Con la situazione che c'è qui è difficile vivere. I prezzi sono alti, non c'è carburante, non c'è petrolio e soprattutto non ci sono stipendi. Sono qui per il rinnovo del passaporto, dice quest'uomo, ma ho già aspettato per 9 o 10 ore senza poter mangiare né dormire. Alla vigilia del giuramento centinaia di manifestanti hanno protestato contro il neopresidente ritenuto troppo vicino al suo predecessore Rajapaksa, che la scorsa settimana è stato costretto, dopo giorni di violenti disordini, ad abbandonare la carica rifugiandosi alle Maldive.